nuove Homa Special Fit, realizzate in Phylon per un maggior comfort, sono meravigliose. Come il coraggio di poter scegliere in libertà. In Correre per Sport, un pimpante Alberico di Cecco, reduce da una piccola fatica, la pistola a betone. Rigorosamente seduto. Sei salito sul podio dietro a due extraterrestri. Diciamo di sì, per quello che è stato il target della gara erano veramente due campioni al di sopra di tutto e dopodiché ho onorato quello che è comunque un bel evento nazionale WISP. Anche perché ti sei anche migliorato come crono. Sì, mi sono migliorato un po'. Non è che hanno accorciato il percorso, no? Ecco qua, lo sapevo. No, non l'hanno accorciato. bravo, complimenti. Un po' come il vino, ringrazio veramente tutti i podisti abruzzesi che oramai viaggiano un po' dappertutto, ci siamo trovati, salutati e incoraggiati, quindi è andato tutto a buon fine. Prossimo appuntamento ovviamente sabato. Sabato ci troviamo a Banzi, ancora di più. Un altro titolo italiano, questa volta aiuta di 6 ore, e molti esatto. Abruzzesi saranno presenti, tra cui anche tu, anche se. Distanze brevi si fa per dire, 21 km. Esatto. È la più corta che c'è, non ce ne sono più corte. Pino Melchiorre, buonasera, con la nuova divisa, una bellissima divisa. Buonasera. Avete fatto la presentazione sere fa, ovviamente le telecamere della WISP erano presenti, una grande festa, grande presentazione, ma soprattutto tanto entusiasmo nel vostro... Sì, siamo molto orgogliosi di avere pimpante gruppo. Questo nuovo sponsor che ci ha accolto completamente con la tocca. E andiamo a presentare un ospite d'eccezione che è proprio da tocco perché è un tuo amico prima di essere sponsor, Armando Di Florio, buonasera e ben arrivato. Buonasera. Adriamed, un marchio con, possiamo dire, brevetti internazionali. Internazionale, sì. Adriamed è un'azienda di famiglia che nasce circa 40 anni fa. Sempre stata gestita in casa, oggi con l'apporto anche dei figli abbiamo internazionalizzato di più l'azienda. E con la passione dei figli siamo arrivati anche alla corsa. Con la passione anche dei figli alla corsa. Con la corsa e con Tocco Runner, che è una bellissima realtà. Un bel connubio. Poi andiamo a Rocca Montepiano, tornarci a trovarci, Giovanni D'Urbano, presidente dell'Avis locale. Organizzatore di una, insieme a tutto il gruppo, di un bellissimo evento per domenica pomeriggio, sì. Giusto? Sì, speriamo che sia il tempo buono, che non faccia freddo, perché in questo tempo pazzo domenica, o che non faccia troppo caldo, perché no, troppo caldo, delle escursioni. Troppo caldo sarà un po' difficile. Domenica scorsa l'amico tuo Antonio Esposito ha organizzato una mezza sul lago Matese, pomeriggio di sabato, partenza alle ore 16, 12 gradi di temperatura. Ci volevano non solo le felpe, forse qualcosa ancora in più. Andiamo a presentare anche Giovanni Luberti, consigliere comunale di una giunta nuova. L'anno scorso è stato il sindaco con noi, ricordiamo Adamo Carulli, Alberico come il nostro presidente, i Carulli. Ce ne sono pochi. Che ma... sono anche parenti, tra l'altro. Tra l'altro, pure parenti. C'è sono. Anche un... sì. Una cittadina tutta immersa nella natura, nella cultura e anche nel verde. Siamo a 15 km dalle piste da sci di Passo Langiano e 25 km dal mare, quindi una posizione strategica che ci vede molto bene. Anche un luogo spirituale, ricordiamo. Un luogo spirituale, sicuramente. Ci abbiamo delle bellissime chiese, poi ci abbiamo questa manifestazione che ricorre il sesto anno. Perché questo nostro amico è venuto a mancare il 29 maggio del 2012
e quest'anno questo Memorial Aceto sarà il sesto anno cui faremo questa manifestazione. Certo. Su un'area picnic fantastica. Che è fantastica, unica penso, non voglio io già l'ho detto dal Berico dall'anno scorso, forse ufficialmente, lo ripeto anche quest'anno, dovete farla di mattina così la gente può rimanere anche nell'intera giornata insieme a voi in quel posto. Abbiamo veramente una posizione di quest'area picnic che è di 620 metri sul livello del mare, tutta pianeggiante, si chiama Monte Piano. Che pochi conoscono. Abbiamo 200 posti nell'area picnic da sedere e poi la nuova gestione ha aperto pure un ristorante, quindi bellissimo da vedere. Giovanni D'Urbano, questo dipende tutto dal Berico, allora, che è responsabile WISP per il settore atletica, pertanto è lui che deve dare l'input. Ma ci deve anche guidare. Io sono un coordinatore, ma sì, chi comanda è sempre l'organizzatore. Devo dire che l'idea di Roberto di farla la mattina non è male. Io l'avevo anche proposta a Carmine con la direzione tecnica, ricordiamo, della podistica Vacri. Però ecco, ci sono probabilmente delle circostanze da sistemare. Sarebbe secondo me un bel passo avanti, potrebbe essere vincente. Vabbè, questa è una cosa che noi possiamo considerare, esaminare, anche perché questa opportunità. Voi ne siete testimoni, ai piedi dei monti, nel pomeriggio d'estate c'è sempre il rischio di pioggia. Noi ci auguriamo, ma dicevamo perché è nata questa manifestazione, per ricordare questo nostro amico scomparso tragicamente 6 anni fa, siccome era molto amato, ma molto impegnato in tutti i settori del volontariato. Nel sociale era. Sì, nel sociale, non solo nell'AVIS, ma in tutti i settori del volontariato, quindi è stato dedicato questa manifestazione, che ormai siamo al sesto anno. Poi, come diceva l'amico Giovanni, si corre un habitat, un ambiente bellissimo, a Montepiano, quindi il circuito è in mezzo ai boschi, anzi c'è anche il rischio che qualcuno si possa imbattere in qualche animale. Perché non? Qualche incontro ravvicinato, sì, ne sono i ruscelli, casomai può fare un incontro ravvicinato con le trote, con i gamberi. Queste sono le sorgenti dell'Alento che si trovano proprio là vicino. Che si può bere un'acqua cristallina meravigliosa. E queste immagini invece si riferiscono, adesso partono le immagini della festa che avete fatto. Quelle di prima erano della festa, adesso queste immagini qua sono proprio a Montepiano, diciamo. Sì, a Montepiano sono le immagini della gara Polisi 2 anni fa, forse. Ricordiamo, possiamo parlare di una vera e propria corsa campestre, perché terreno di gara è questo e si rimane sempre su. Sì, infatti io proprio qualche giorno fa, guardando il percorso, è proprio una campestre, che ci sono anche delle pozze d'acqua, certo, perché poi bisogna evitare saltare, cioè, diciamo, è una campestre tutti. Forse è ancora più da pubblicizzare, da sponsorizzare una non competitiva oltre alla competitiva, proprio per chi accompagna a far conoscere questi posti così, così belli, sì, ed unici. Diciamo unici, soprattutto esatto, posti. Sicuramente. Una cosa che mi ha colpito, poi torneremo agli amici di Tocco, una cosa che mi ha colpito è della vostra associazione, l'AVIS, che in un piccolo centro, vogliamo ricordare quanti abitanti e quanti iscritti sono dell'AVIS? Beh, sì, gli abitanti, noi saremo adesso sulle 1007, se non mi sbaglio. E quanti ne siete? Abbiamo all'AVIS? Abbiamo circa 150 iscritti. In percentuale, veramente. 10% veramente poi tanti. Abbiamo fare San Martino, che è il paese Federico, che con il presidente Antonio Di Vito è veramente, sì, sono un altro Avis della pedemontana, che sono veramente siamo molto sensibili. Io credo sensibili, che proprio la vicinanza alla montagna, sì, quindi avere spesso, cioè vedere questi elicotteri che vanno e vengono, perché poi la realtà è anche quella, sensibilizza ancora di più verso questo, verso la problema, donazione, verso la donazione, vita, eccetera. Infatti noi quest'anno abbiamo pensato
Poi faremo vedere anche dopo, i bei premi, dei trofei. Peccato con Alberico che non corro più, perché sennò con un premio così importante, belli, unici, cioè, no? Esatto, bravo. Complimenti, poi faremo, premi vedere, assoluti, no? Faremo vedere i premi che daranno agli assoluti. Torniamo agli amici della Tocco Runners con Pino, guarda come è rilassato, sembra ringiovanito almeno di 10 anni, ma Pino. È sempre tonico, mi piace Pino perché non lo vedi mai, è sempre sul pezzo tonico. No, tonico. È come lo speaker in espansione. Senti Pino, posso fare una domanda banale? Aspetta, prima della domanda mi riallaccio un attimo anche perché voi ci sarete. Al mio ex collega dell'industriale. Ci sarete. Io ho conosciuto Montepiano appunto tramite loro per questa gara, non sapevo l'esistenza di questa località e veramente sarebbe interessante farla di mattina, perché è un luogo proprio da trascorrere in libertà, uno si porta, c'è anche la possibilità, arrosticini, i famosi arrosticini, c'è anche la possibilità del ristorante, che è un porti luogo sempre favoloso. Tu. No, ma tu scoperto, fai tu lo stand degli arrosticini. L'ho scoperto appunto con loro questo luogo. Io pure, la stessa devo cosa. Dire che la gara, lo dico proprio a favore dell'amministrazione, credo che sia stato forse il veicolo più efficace per la promozione di Montepiano. Perché centinaia di podisti che vengono, conoscono e tornano e questo sicuramente. Questo è il fine anche di queste, di queste gare, è conoscere il territorio. Esatto. Io Montepiano non sapevo. Ma io pure, ripeto, tantissime volte sono stato a Rocco Montepiano, la conosco palmo per palmo, ma assolutamente non conoscevo questa località così. Così bella. Che poi c'è anche un campo da calcio che non ci giocano le partite vere, anche perché se perdete la palla lì arriva giù a Francavilla. Ma anche perché da lì ci sono i discorsi panoramici, dietro c'è la marina, quindi ci sono i discorsi panoramici. Poi al lato opposto c'è il mare, quindi a chi corre... È bellissimo. Tutti e due. Torniamo alla domanda banale, perché volevo fare una domanda e mi hanno fatto già in tanti, quindi siamo un piccolo pelotoncino, ma perché la Tocco Runner passa dal colore nero-giallo al colore azzurro? Azzurro nazionale, potremmo quasi dire. La risposta è semplice, sono i colori della ditta. E ciò vuol dire che è uno sponsor influente. se lo sponsor riesce a far cambiare i colori, Alberico, è tutto dire. Sì, siano i colori della è stato società. Un bel rinnovamento, sì, perché comunque è piaciuto, comunque è piaciuto, è un bel molto azzurro bello. Blu. Ci stiamo tutti contenti di questo, di tutta la cosa principale è che lo sponsor ha preso tutto. Prima eravamo Melinda, eravamo Centrofrutta Aquilano, eravamo Barduomo, eravamo Remoter, adesso è tutto Adriamed, quindi abbiamo unico marchio per tutte le i capi d'abbigliamento. Tra l'altro vediamo dalla regia, ci propongono addirittura degli squarci, questa è sicuramente l'azienda Adriamed, ma sono sede a Tocco oppure avete varie sedi anche insomma, per un'azienda così importante? La sede principale a Tocco da Casauria. È un'altra azienda in Etiopia che però lavora per il mercato locale, per il mercato etiope, perché prima esportavamo molto verso quel paese, quindi 18 anni fa mi è venuta l'idea di creare un'azienda in loco per il mercato locale. Non è una delocalizzazione, ma è un ampliamento. Adesso potremmo dire che avete un'altra azienda, perché Tocco Runner è comunque in sintonia, è un prodotto medicale anche quello, che sviluppa salute. Armando, mo bisogna vedere quanto costa questa azienda però mantenerla. Parlo della Tocco Runner. Tocco Runner sinceramente non lo so, quell'uccellino mi ha detto qualcosa, mi ha fatto tutto Pino e Francesco, mi hanno detto qualcosa. Meglio così. Hanno chiuso tutti hanno blindato velocemente, senza aspettare che arrivasse alle orecchie. Abbiamo fatto questo così io dico vabbè, che vuoi fare? No. Francesco è un nostro atleta. Appunto, ho detto prima, giustamente, no? Che è stato il veicolo trainante per. Però, a questo punto potevate cambiare anche nome. Visto che c'è l'Achini, si potevate chiamarvi anche Atletica Adriamed e base. Finiva lì. È troppo. Così allargate anche, ancora. Anche perché sì, Tocco Runner è una grande realtà, però in realtà, scusate il doppio, di Tocco siamo in 49, quindi. Su 180, quindi non è Tocco Runner perché siamo tutti di Tocco. Appunto, sto nome è un po' strettino, è tutta la vallata, pertanto sto nome Tocco è un po' strettino, quanto alla fine. sì. Non è che mi fanno la pelle poi il 21 quando vengo a fare lo speaker della tua gara, che una volta mi è successo già ad Agnone, pertanto... Sì.
alla gara che tu, l'ultima gara, come no, conosco molto bene, di Giovanni Labbate, da Villa Canale d'Agnone l'hai vinta tu, dopo non so quanti anni che non vinceva un italiano l'ultima edizione. Allora provai a dire a chi stava lì: perché questa gara non la fate ad Agnone invece di farla a Villa Canale? Erano tutti di Villa Canale e mi volevano. E così, così coppino. Quei 49 saranno i più pericolosi il giorno 21. Ma diciamo che 49 sembrano pochi in un contesto come Tocco Runner, ma in un contesto come Tocco da Casauria, sì, praticamente sì, tutta la popolazione attiva sì, sì, è tesserata con la Tocco Runner. Sì. Anche perché non ho nominato i non competitivi, sono oltre 49 competitivi, poi c'è tutta la non competitiva che si abbina a tutte le gare limitrofe, non è che vengono a San Benedetto del Tronto, però certo, nelle gare limitrofe i non competitivi ci abbinano questa partecipazione. Armando, dicevamo già alla conferenza stampa, la presentazione è un bel riconoscimento, soprattutto poi ridare al territorio qualcosa che sia, certo, dove si attinge, ridare pure. Con soddisfazione, certo, ma soprattutto anche con entusiasmo, perché alla fine anch'io sono contento, anche se prima ho fatto la battuta, certo, non so quanto è costato, però è bello vedere qualcuno che porta i tuoi colori in giro, vedere soprattutto un'azienda di successo come poi portata da gente del territorio, gente del territorio, ma di successo, certo, non è, certo, cioè, è stato un bellissimo abbinamento, cioè, poi ha visto, ecco, che festa, sono, che sono due aziende che vanno in crescita tutte e due. Sono due top di gamma, sì, diciamo, sì. Noi hai visto, stiamo poi crescendo in modo pazzesco, come vedete, la festa è stata bellissima, veramente emozionante, nell'Uliveto, in un'azienda agrituristica con tanto di piscina, come fresco, sì, sì, arrosticini a gogo, è un bel gruppo, è un gran bel gruppo, Stiamo crescendo e come vedete le classifiche adesso delle società parlano, nella WISP siamo primi. Ma siete primi dappertutto. Siete primi e fate grandi il movimento abruzzese. Adesso parliamo di circuito, ma fate grande un po' tutti, sì, i circuiti, sì, perché poi gareggiate un po' dappertutto. Lo spirito è proprio quello della promozione e del divertimento. Crescita, sì, è il divertimento. E abbiamo trovato appunto una società che ha le stesse i nostri fini, quindi... Certo. Alberico, prendiamo lo sfondo prima di tornare a Giovanni, perché la domanda che voglio fare a Giovanni, arruffianati un attimino con Coppino, il risultato è assicurato, se vengono loro 180 la gara è riuscita, puoi fare a meno di avere anche Alberico a questo punto. Dico Mimo che ci conosciamo ormai, una conoscenza più che decennale, sì, siamo stati colleghi di lavoro, io adesso non ci sono più, perciò la scuola dove non può fare... Però lui ci viene sempre a trovare molto volentieri. Ma non da solo, deve fare un pullman, anche se il pullman non ci sale lì. Viene sopra. Sempre molto volentieri a trovarci nella nostra manifestazione, e che anche quest'anno mi ha promesso che verrà a trovarci. Ah, abbiamo, sì, parlato di Tocco Runner, io farei un accenno doveroso anche alla podistica Vacri, perché certamente, loro perché stanno letteralmente, sì, curando tutta la direzione tecnica, c'è Carmine Carlone, ci sono, sì, Gabriele De Cerchio, Irma Calcuri. A questo punto ricordiamo pure la gara che faranno proprio a Vacri il giorno 15 di luglio, proprio una settimana prima della gara degli amici di Tocco. A proposito, chi ci sta guardando adesso in diretta, diciamo che domani c'è la gara del trail delle gole di San Venanzio a, sì, Raiano, per chi ci vedrà in replica la gara è già stata fatta, si sarà già goduto i 14 chilometri, ma c'è anche lì una bella novità, che è la passeggiata di 3 chilometri che parte da Vittorito e arriva a Raiano, quindi il punto, diciamo, di ritrovo è sempre Raiano. Gli atleti che vogliono correre da Vittorito a Raiano verranno trasportati con i mezzi dell'organizzazione, poi grande festa a Raiano. Bene, Giovanni, percorso immutato, 3 giri, vero? 3 giri completamente pianeggiante, quindi non c'è nessun dislivello importante. È stato cambiato il percorso degli, sì, anni? Sì, un leggero, ecco, abbiamo adattato. Ricordo un anno che vinse Alberico, non arrivava lui che vinse, figuriamoci. Sì, certamente, però per non creare troppi problemi agli atleti abbiamo scelto un percorso molto più agevole, tutto, certo, pianeggiante. Tutto pianeggiante non ci credo, Giovanni, ma, però diciamo che buona parte pianeggiante, dai. C'è un pezzettino di asfalto, ma molto... Perfetto.
No, io più che volevo mettere in evidenza sì, i premi che abbiamo. Esatto, cioè, è proprio anche premi. Ma ci tengo anche perché freme proprio, chi l'ha fatto, cosa... chi l'ha costruito con molta passione e professionalità. All'amico Giovanni di prendere questo premio che verrà da... Questo è un premio che sarà dato questo alla prima donna. Sì, un assoluto femminile, invece l'altro, la brocca... E maschile. Come l'avete scelto, la brocca per le donne, il piatto per le donne e la brocca per i maschi? Beh, vabbè, si capisce subito, no? Ma soprattutto sono i simboli dell'Avis, sono i simboli dell'Avis che appaiono con la dicitura del trofeo, per quelli che l'abbiamo dedicato, è stato quindi realizzato. Un trofeo? Fatto apposta per la gara, realizzato apposta da un artista del luogo, anzi questo pezzo qua ce l'ha pure regalato per il trofeo, quindi sono state realizzate apposta per questa manifestazione che faremo domenica. Beh, un bellissimo premio proprio. Giovanni, con l'augurio di spostarla al mattino magari l'anno prossimo, ricordiamo però il programma di quest'anno, il ritrovo e la partenza. Sì, il ritrovo diciamo le 17 per i bambini che anticiperanno la gara e poi per gli adulti. Perché ricordiamo ci sono previste anche le gare dei bambini. Anche le gare dei bambini e per le 18 per gli adulti. Quindi tardi pomeriggio, anche se dovesse far caldo, anche perché là siamo abbastanza alti. Appunto. A questi giorni che stiamo guardando i percorsi. Se no l'amministrazione comunale ha pensato a mettere anche dei ventilatori, vero Giovanni? L'aria condizionata. Penso alla natura. Esatto, sopra c'è l'aria condizionata. A ristorarci. Perfetto. Ebbene. Bene, perfetto. Ovviamente Rocca Montepiano non è solo questa gara podistica, gli amici dell'Avis hanno già organizzato una bella non competitiva che si svolge, Giovanni, ormai da anni, avete fatto l'inizio di giugno, il 7... Questa è una manifestazione, è una passeggiata. Ah. Questa che avete già fatto. I 15 giorni fa che si parte da Montepiano e si arriva alle sorgenti dell'Alento, che è un posto veramente incantevole, che non conosce quasi nessuno. Ancora più su del... Si scende e poi si va verso Pazzolanciano, ma è un posto meraviglioso perché appunto si vede sgorgare le acque dell'Alento, veramente pure, cristalline. Dal nulla, dalla roccia. Non è certamente come a Francavilla, dove arriva. Partono bene, poi arrivano male. Arrivano male. Si rovinano col crescere. Durante il percorso. Purtroppo voi le consegnate limpide, le consegnate chiare, buone. Buone. Poi purtroppo lungo la strada. Quanti ne eravate? Qui siamo stati sui 300. 300 partecipanti che poi siamo tornati su Montepiano dove c'è stato il ristoro, picnic e si è conclusa poi a sera inoltrata con la chiusura e con la messa. Con celebrazione religiosa. Rocca Montepiano. Ma questo mi è stato fatto soprattutto, si fa in coincidenza con la giornata mondiale del volontario e donatori che è il 14 giugno. 14 giugno. Soprattutto per mettere in evidenza che in questo periodo c'è carenza di sangue, no? Certo. Succede d'estate. Ma come mai c'è sempre... Ma perché c'è... Meno... A parte il fatto che ci sono delle patologie che si accentuano proprio in questo periodo. Quindi c'è una maggiore richiesta. Maggiore richiesta e poi c'è un po' più di... La gente si distrae un po', chi va a parte, va in vacanza, eccetera, per cui si perde un po' la continuità di fare questa cosa. Giovanni Luberti, ovviamente Rocca Montepiano non è solo corsa podistica, dicevamo, c'è una festa religiosa che è il 17? 15, di agosto, 15 e 16. Dal 15 e 16 di agosto. La Madonna dell'Assunta e la festa di San Rocco. Che richiama esatto. Da tutto l'Abruzzo, quindi è una grandissima festa visitata tutti gli anni. Che... E a proposito di acque, lì c'è una fontana. Ci abbiamo la grotta di San Rocco e la fontana di San Rocco, dove vengono tutti i pellegrini a visitare e a prendere l'acqua che si racconta che sia miracolosa da sempre, perché San Rocco veniva dalla Francia, si è venuto a curare la ferita che c'aveva una piaga
una gamba, si veniva a curare là, a bagnare col suo cane, ed è poi è rimasto. E io, non perché sono di Rocca Montepiano, ma vedo che la festa di San Rocco di Rocca Montepiano è la più sentita, quando si viene la gente dappertutto. Sarà in concomitanza col Ferragosto, no? Però è una cosa che ci stupisce sempre, ogni anno ci stupisce sempre di più, ed impegna tutti i cittadini a collaborare per fare questa grande festa. Ecco, Alberico, io ne ho approfittato, tutte... perché mia mamma Gina tutti gli anni va, così vede che pure il figlio ci capisce qualcosa, sarà sicuramente contenta. Quindi tutta l'amministrazione è impegnata con il Comitato Festo a realizzare questa bellissima festa. Bene, Pino, sì. Prossimi impegni immediati? La rottura da qua. 21 luglio, notturna d'occolare, e poi dobbiamo presentare lì, anche... lì oltre a Adriamed, tutti gli altri sponsor rimangono, ma non solo. Sì, sì, abbiamo la fortuna veramente di avere queste società che sono molto vicine a noi e ci danno una tranquillità pazzesca anche nell'organizzazione. Beh, è una fortuna, ma io penso che sia anche bello per un'azienda, perché poi voi mettete a frutto, sì. Cioè, non stanno facendo del volontariato, ma stanno veramente investendo con una visibilità enorme. Sì, questo sì. E colgo l'occasione pure per presentare anche il trail, che sarà un trail WISP. Quest'anno si parte anche sul trail. 6 settembre, difatti stanno i Folletti e il Morrone preparando un percorso. 16 settembre stupendo. È un sabato? È una domenica. Domenica mattina, 16 settembre. Trail del primo trail del Cinghiale del Morrone. Ne vedremo delle belle anche in quel caso. Nel senso che faremo scappare pure i cinghiali. Dice il territorio dei cinghiali. Bene, Armando, visto che tutti corrono, chissà. Ecco, quello non volevo dire. Questa potrebbe essere la sfida. Almeno un'idea, sì. Magari la maglietta me la metto pure io e comincio a camminare intanto. Nella non competitiva, perché no? Mai dire mai. Mi porto qualche carrozzino, qualche nipotino, così sono. Anche perché, sono scusato. Anche perché se hai iniziato qualche anno fa l'amico Pino, perché non. Qualche anno fa. Qualche anno. Come dire, se lo faccio io, figuriamoci gli altri. Sì, perciò tutti possono. No, ma tutto, partecipare si può. Assolutamente. Arrivare è da pochi, però partecipare. Partire. Si bene. Allora ci vediamo il 21 alla partenza della toccolana. Notturna toccolana. Diamo l'ufficialità, che le premiazioni ci vedremo sicuramente. Assolutamente. Poi, Alberico, se riuscirà insieme a Pino a convincerlo a fare la non competitiva. No, un giro lo fa. È già fatto. È già fatto. Siamo già d'accordo. Già l'ho detto, anche per guadagnarmi la maglietta. Esatto. Bene, abbiamo trovato uno sponsor in sintonia. Apposta così, allora con le belle ceramiche di Rocca Montepiano e con gli amici Armando e Pino salutiamo, grazie Giovanni, Giovanni. Alberico, diamo l'appuntamento alla settimana prossima e ne vedremo ancora di belle. Buona serata a tutti. Le nuove Homa Special Fit, realizzate in Phylon per un maggior comfort, sono meravigliose, come il coraggio di poter scegliere in libertà. Song ever. It was your best song ever.